Centro Sportivo Italcementi di Bergamo per il recupero della quinta giornata d'andata del girone C della Serie C maschile regionale, di fronte con la maglia grigio blu arancio l'XXL Blu Aerobica Bergamo e con la maglia biancorossa Persico Stampi Seriana Basket. Primo possesso per la formazione seriana, vediamo i due quintetti per la seriana con il numero 5 Capelli, con il numero 16 Piantoni, con il numero 8 Silva, con il numero 14 Rovetta e con il numero 13 Giacchette. Il recupero dall'altra parte però è di Corna, che va a concludere e mettere subito in conto in piedi i primi due punti personali. Vediamo dall'altra parte con il numero 0 Turco, con il numero 14 Corna, con 7 Galbiati, col 5 Mattias Foresti e con il numero 17 Montagnosi. Palla finisce in mezzo all'area per Piantoni, che può girarsi e trovare i primi due punti per il due pari dopo meno di un minuto di gioco. Difese individuali da entrambe le parti, vediamo i due arbitri che sono Mongelli di Montichiari e Lera di Brescia. C'è ora Galbiati che ci prova a prendere il centro dell'area, sul suo uno contro uno c'è il fallo di Giacchetta, si tratta del primo fallo di Loris Giacchetta e si va quindi con la rimessa in gioco dal fondo per l'XXL Montagnosi per Corna, che prova la soluzione dall'angolo, sbaglia, la palla finisce nelle mani di Capelli che prova a spingere contropiede, si va ora in con transizione primaria, la palla prova e viene servita sotto canestro a Giacchetta, c'è un tocco di piede di un difensore in maglia XXL, si fa quindi la rimessa dal fondo per la formazione seriana ed è ancora Capelli a gestirla, esce dai giri di blocchi Rovetta per con il suo buon tiro dall'angolo e siamo sul 4-2 per la seriana. Corna forza la conclusione, sbaglia dopo prima la richiesta a gran voce lo sfondamento, pallora Giacchetta che va dentro uno contro uno, sbaglia il rimbalzo nelle mani di Galbiati, Montagnosi spinge la transizione, Turco che prende il centro dell'area, parreggia resto circo di Matteo Turco, sono i primi due punti anche per lui per i quattro pari dopo due minuti di gioco. Silva marcato faccia a faccia da Foresti, Silva può andare fino in fondo, sbaglia il tiro Bruno Silva sulla lotta a rimbalzo, c'è l'ultimo tocco che viene sanzionato a un difensore in maglio grigio blu arancio, cioè, e si va quindi alla rimessa dal gioco, questa volta è Silva a rimettere in gioco, la palla finisce nelle mani di Piantoni e ora Rovetta dà ancora la palla in mezzo all'area a Piantoni che si gira bene, ma sulla sua soluzione c'è il buon rimbalzo d'attacco di Rovetta che confeziona il quarto punto personale. Galbiati, suo passaggio schiacciato al centro dell'area viene intercettato da Capelli ed è Rovetta che va bene in contropiede a mettere a segno il sesto punto personale e l'ottavo di squadra. Turco passa sul blocco, prova ad andare fino in fondo, non riesce a concludere, la palla ora nelle mani di Corna che arriva fino in fondo ma sul suo sottomano si spegne sul ferro ed è Silva che può andare in contropiede. Capelli aspetta Silva sull'uscita dai blocchi, ne va fino incontro Silva che va a procurarsi il fallo del numero 14. In Corna si tratta del primo fallo, ci saranno quindi due opportunità da netta per Brun Silva, classe 96. Ci saranno due opportunità per lui dalla linea della carità, mancano 7 minuti e 13 alla fine del primo quarto, il punteggio vede in vantaggio la formazione seriana per 8-4 con 6 punti di Gabriele Rovetta. Cercano di asciugare il parquet dopo la scivolata di Silva, si torna quindi in lunetta, c'è ancora qualche problema di asciugatura, vediamo. Ricordiamo che da parte seriana sono numerose le assenze, oltre a Bea, i lungodegenti Matteo Nani,
c'è anche problemi non solo in panchina, ma difficilmente potranno trovare spazio in campo a causa di infortuni sia Alessandro Colomerio che Matteo Orlandi, mentre è stato recuperato ed è partito in quintetto Roberto Piantoni. Per la prima volta invece in questa stagione l'XXL Blu Aerobica Bergamo si presenta al gran completo con il recupero di Galbiati e il rientro di Moro. Due liberi quindi per Bruno Silva. Che realizza il primo. Andiamo così sul 9-4. Baglia a rimbalzo. C'è il fallo, vediamo di chi era dato, al numero 23 Giacchetta. È il secondo fallo di Giacchetta. Allunga la difesa alla seriana, prova ad andare a tutto campo, vediamo se è un uomo contro uomo. Sì, non mi sembra che sia una zone press. Vediamo ora Turco che prova ad andare sul l'arresto e tiro ed è buono l'assist di Montagnosi per il quarto punto personale di Andrea Corna, un bell'assist quello di Luca Montagnosi. Piantoni, ribaltamento per Giacchetta, non riesce a servire sotto canestro Silva, spara la tripla Rovetta e sulla lotta a rimbalzo c'è un tocco di un difensore cittadino, mentre c'è il primo cambio per la formazione seriana, esce con il numero 23 Giacchetta gravato di due falli ed entra con il numero 7 Leonardo Bassi, classe 97, ex Blu Aerobica Bergamo e Virtus Gorle. Si libera bene dal gioco dei blocchi Bassi, che colpisce subito da sotto per l'11-6 a 6-33 al termine. Foresti, palla a Galbiati e prova ad andare uno contro uno, è buono Galbiati, classe 85, va a colpire da sotto in rovesciata con un buon movimento tecnico. Capelli, esce Rovetta che però non completa il controllo del pallone, non riesce a dare la palla in post basso a Piantoni, e Silva questa volta che sfrutta il movimento dei compagni, a rimbalzo svetta Corna e prende il centro del campo, il suo passaggio è assolutamente avventato e consente a Capelli di andare a concludere il contropiede. C'è un errore dei seriani in contropiede, però Piantoni e serve a Bassi per il ribaltamento ancora per il tiro da tre di Rovetta che sbaglia, esce con la palla nelle mani Montagnosi, ribaltamento dalle parti di Foresti, arresto e tiro in velocità di Foresti che scheggia il ferro, Capelli può partire in contropiede, lancia sotto canestro Silva che non riesce a concludere nella maniera più appropriata sulla lotta a rimbalzo e sull'azione successiva, e Silva ad uscire con la palla in mano e chiama ora l'azione manovrata sulla difesa individuale. Sulla partenza però Foresti riesce a intercettare, a rubare palle a Silva, va fino in fondo Foresti e si procura il fallo probabilmente di Bassi, se abbiamo visto, non abbiamo visto male la segnalazione. C'è un cambio anche nelle formazioni tra i cittadini, esce con il numero 14 Corna, attore fino a questo momento di 4 punti, ed entra con il numero 88 Alfieri. Siamo a 5 minuti dal quinto minuto, 5 secondi al quinto minuto, sbaglia Foresti la prima opportunità dalla riga del tiro libero, si appoggia sul ferro e mette a segno il primo punto che vale l'11-9 dopo 5 minuti di gioco per la formazione seriana. Capelli esce dai blocchi, viene Rovetta, tempo, cenna l'uno contro uno, ancora un'altra volta un pick and roll con Piantoni, prova arresto e tiro, questa volta è corto il tiro di Rovetta, rimbalzo ci va Bassi che però non riesce a completare il pallone. Il possesso del pallone, la palla finisce, ritorna per la rimessa laterale dell'XXL,
Pallone nelle mani di Montagnosi, marcato faccia a faccia da Rovetta. Montagnosi lo batte, penetra e scarica per Alfieri, che perde malamente palla sul tentativo di passaggio. Il recupero è di Capelli, che non riesce a che prova a passare palla a Bassi, che si gira bene e va a colpire da sotto dal lato sinistro del canestro. 13-9, mentre dall'altra parte con il numero 11 è entrato Mozio Compagnoni e va a colpire sono Montagnosi, che mette a segno i primi tre punti e valgono il meno 1 per il 12-13 quando mancano 4 minuti. Silva prova a battere uno contro uno Mozio Compagnoni. È buono il movimento di Silva, che realizza il terzo punto personale. Se proseguono i cambi, è entrato adesso con il numero 13 Comerio, è uscito anche il numero 7 Galbiati per l'ingresso di Sironi. Comerio ha preso il posto di Rovetta, mentre ci sono due opportunità, un solo tiro libero supplementare per Silva, che può completare il gioco da tre punti. A rimbalzo però continuano a svettare le maglie rosse e ora Silva, sempre mancato da Mozio Compagnoni. Palla nell'angolo per Capelli, che scocca la tripla, scheggia il ferro la tripla all'angolo di Capelli, rimbalzo di Alfieri, la palla nelle mani di Montagnosi, cerca di essere aggressiva ora la XXL. È buono il movimento sotto canestro di Sironi, che confeziona i primi due punti che valgono il 14-15. Sulla lotta per la posizione al centro dell'area c'è il fallo di Sironi ai danni di Piantoni. Rimesso in gioco ora di Silva, che non riesce, palla ora nelle mani di Bassi, l'altamento per Capelli, buono il backdoor di Silva, che sbaglia da sotto malamente una soluzione in mano sinistra in rovesciata. Montagnosi, il raddoppio aggressivo di Bassi, Capelli è positivo, c'è il recupero di Bassi che va a segnare il sesto punto personale. C'è il minuto di sospensione per la formazione di casa. Si riprende invece così la rimessa in gioco dal fondo per XXL, la palla nelle mani di Turco, marcato faccia a faccia a tutto campo da Capelli. Turco prova ad andare fino in fondo, rischia di perdere la palla, riesce però a girarsi e tirare e trovare il quarto punto personale, che vale il meno 1 sul 17-16 a 3 minuti dal termine. Capelli, esce Comerio e prova a scoccare, lavorano ancora bene a rimbalzo d'attacco i giocatori in maglia biancorossa. L'ultimo tocco però è di un giocatore in maglia biancorossa. Mozio Compagnoni, palla ora a mani di Matteo Turco. Individuale la difesa della Seriana, esce dai blocchi Alfieri. Palla nelle mani con Mozio Compagnoni, Montagnosi, marcato da Silva, e c'è il canestro di Sironi, che vale il primo vantaggio interno dopo le battute iniziali. Palla in pivot basso del Piantoni, non riesce a prendere il fondo, prova ad andare a girare la palla fuori per Bassi, che sbaglia all'imbalzo, bravo Montagnosi sul taglio fuori, che vanno bene in transizione. Turco baglia la tripla, la palla, il rimbalzo d'attacco è di Alfieri, la palla ora nelle mani di Mozio Compagnoni, che prova ad andare fino in fondo. L'ultimo passaggio però è sbagliato da parte dell'attacco cittadino, ci va ora con un altro cambio, entra con il numero 10 Andrea Zappa ed esce con il numero 8 Bruno Silva. La parte dei cittadini è uscito con il numero 17 Montagnosi ed è entrato con il numero 6 Luca Tronini.
1:41 al termine, 18:17 il parziale per la formazione di casa. Entrambe le squadre hanno 3 falli a carico. Capelli, tempo individuale anche la difesa dell'XXL. Capelli sfrutta lo spazio a disposizione e colpisce da 3, riportando a più 2 la Seriana. E ora Tronini, Monzo, Compagnoni, prosegue il gioco di 1 contro 1 insistito di Monzo Compagnoni, che sbaglia la lotta a rimbalzo, vede penalizzato il numero 88 Alfieri. Anzi, scusate, non il numero 8 Sironi, chiedo perdono. E c'è cambio, esce col numero 11 Monzo Compagnoni ed entra con il numero 2 Filippo Moro, classe 99, giovanili Bolorobica. Capelli, sempre in cabina di regia, marcato da Tronini in questa casa. C'è Piantoni che prova a disturbare con un blocco, ribaltamento, e ora per Comerio, sull'uno contro uno di Comerio c'è il fallo del numero 0 Turco, e siamo quindi con la formazione di casa in bonus, e quindi 2 opportunità per Alessandro Comerio, anche lui ex Blu Orobica, classe 93. Primo punto per Comerio, che riporta più 3 la Seriana sul 21-18. 1-2, e quindi 55 secondi a termine. Palla nelle mani di Moro, Turco, Alfieri, finta la tiro da 3, la palla a Tronini, lo show di Bassi è porta lontano, ma c'è un buon arresto e tiro appoggiandosi al canestro di Alfieri, che riporta a meno 1, 32 secondi al termine. Piantoni, Comerio, esce Zappa dai blocchi che prova ad andare 1 contro 1, il ribaltamento ancora per Comerio, corto il suo tiro da 3 punti. Naturalmente Ale Comerio non è nelle migliori condizioni per potersi esprimere, questi ormai problemi all'anca che lo stanno angustiando da parecchie settimane. Siamo così all'ultimo tiro con Tronini che scarica per Turco. Turco deve forzare la conclusione, che danza sul ferro. Si va così al primo riposo con XXL Blu Orobica Bergamo 20, Persico Stampi Seriana Basket 21. Si riprende per il secondo quarto di questo derby di recupero della quinta giornata tra XXL Blu Orobica Bergamo e Persico Stampi Seriana Basket. Si riparte dal 20-21 del primo quarto. Il penetra scarica di Tronini produce una palla persa, lo scarico in angolo del playmakers ex Colonio, e quindi ora di nuovo l'attacco seriano nelle mani del play Thomas Capelli, classe 99, che se lo ricordiamo è Blu Orobica. Comerio, Bassi, Bruno Sil, scusate, no, è Zappa che sbaglia, il rimbalzo nelle mani di Alfieri. Moro che prova ad andare fino in fondo, balza sul ferro la sua conclusione, rimbalza nelle mani di Tronini, palla ora per Foresti, c'è una dura lotta tra Piantoni e Sironi, ma c'è anche una positiva entrata a mano destra di Tronini che confeziona i primi 2 punti che valgono il più 1. Sul passaggio in più basso di Comerio a Bassi c'è il fallo di Alfieri, mentre c'è un cambio, rientra con il numero 8 Silvia, e questo, viene dato qualche minuto di fiato al numero 5 Thomas Capelli. Rimessa in gioco dal fondo per Andrea Zappa, ex Blu Orobica nelle scorse stagioni in C Silver a Varedo. Bassi prova ad andare sul fondo, ribalta per la tripla di Comerio, a rimbalzo svetta questa volta Sironi, la palla nelle mani di Moro,
Foresti prova ad andare uno contro uno e c'è, su Flatias Foresti c'è il fallo di Zappa, primo fallo di Andrea Zappa, ricordiamo classe 94, e si va quindi con la rimessa a gioco laterale per l'XXL. Foresti, Moro, brutto il passaggio di Foresti a Moro, mentre c'è il cambio tra i seriani, esce con il numero 16 Piantoni, rientra con il numero 23 Giacchetta. Zappa, ed ora lui in cabina di regia, marcato faccia a faccia da Moro, prova lo sviluppo dei blocchi per Comerio che non arriva, la palla di Silva per Bassi che viene intercettata da un piede di un difensore cittadino. Doppio cambio quindi per l'XXL, rientrano con il numero 14 Corne, con il numero 7 Galbiati, escono con il numero 88 Alfieri e con il numero 8 Sironi. Arriva in angolo Zappa, si arresta, prova la tripla, canestro, la tripla di Zappa che vale più 2 di nuovo per i cittadini. Tronini prova ad andare fino in fondo e trova questa volta un canestro difficile, 4 punto consecutivo e parità sul 24 pari. Palla Bassi che prova ad andarsene sul fondo, c'è il fallo di Corna che non chiude correttamente col piede la linea di fondo. Bassi se ne può andare e procurarsi il fallo dell'ex Bonate Sotto ed ex Dalmine e Brembate sopra, ed è questa volta ancora Silva, esce dai blocchi Zappa, Bassi altissimo, uomo ancora per Zappa che prova a scoccare la tripla, entra e esce, lottano a rimbalzo due biancorossi, ma l'ultimo tocco rimane ancora per il possesso della formazione ospite. Comerio, palla in pivot basso per Giacchetta che però questa volta sfonda, è uno sfondamento su Moro, è il terzo fallo di Giacchetta ed è subito il cambio con l'ingresso per la volta nostra in questa partita di col numero 15 di Ruggero Colombo, classe 87, ex Valtesse. Ed è Moro adesso in cabina di regia, marcato faccia a faccia da Comerio, prova ad andare fino in fondo, non riesce a farlo, ribalta la palla per Corno, la questi a Tronini, pivot basso per Galbiati che si libera bene e ottiene il fallo senza però riuscire a convertire il canestro, il fallo di Ruggero Colombo, e si va quindi con due tiri liberi per Galbiati quando mancano 7 minuti e 24 secondi al termine e siamo sul 24 pari. Maglia Galbiati, primo tiro libero, vediamo il secondo, questa volta è canestro, è il terzo punto personale di Alberto Galbiati, classe 85, ex Excelsior e Fidenza. Zappa, esce Silva, marcato sempre da Mattias Foresti, esce Comerio che prova ad andare fino in fondo, il suo passaggio schiacciato per Ruggero Colombo, procura solo una palla persa da parte dell'attacco seriano e si va ora di nuovo dalla parte dell'attacco dei cittadini. È un passaggio orripilante quello di Mattias Foresti che manda un contropiede solitario a schiacciare Bruno Silva, proprio bruttissima la palla persa, possiamo dirlo di sufficienza da parte di Mattias Foresti che ora prova ad andare a rimediare, va di forza, va a forzare l'azione, butta la palla sul perro, va ora in contropiede veloce la seriana e il tentativo di anticipo di Moro non ha frutto, si va quindi a un cambio, esce Mattias Foresti ed entra Montagnosi, obiettivamente due scelte, una peggio dell'altra da parte dell'ex Lussana Bergamo, classe 97. Zappa esce bene dai blocchi, a rimbalzo svetta Montagnosi,
e prova a spingere la palla in angolo per il post basso per Galbiati, che ha anche una buona conclusione ma non trova il canestro. E ora Bruno Silva che prova ad andare fino in fondo e sul primo passo c'è il fallo di Galbiati. Parziali 25 a 26 per la formazione seriana, 6 e 16 al termine, minuto di sospensione chiamato da Zamba Carioli, allenatore dell'XXL Bergamo. Rimessa in gioco dal fondo per la seriana governata da Silva, parla per Bassi, ora le mani di Zappa, e ora Silva marcato da Moro, prova uno fino a uno, brava, buona difesa di Moro che costringe all'errore Bruno Silva, qui concede parecchi chili e centimetri. Galbiati, Tronini, palla nelle mani di Galbiati, ora marcato da Colombo che prova l'uno contro uno, anche qui insiste te, e qui ora c'è il fallo, il numero 14, corna. Uno scontro abbastanza duro tra Galbiati e Colombo che vengono richiamati dalla coppia arbitrale. Si va quindi al quarto fallo di squadra col cambio, con l'uscita di corna all'ingresso di Sironi tra i cittadini. Zappa, Silva, ribaltamento per Bassi e Ruggero Colombo che può scoccare la tripla, che va sul ferro, va bene a rimbalzo Bassi che colpisce mettendo a segno quello che è l'ottavo punto personale e di più tre per la seriana. Montagnosi prende bene il centro del campo, ribaltamento di Sironi per ancora il tentativo di penetrazione, questa volta è una brutta palla persa per l'altra, contropiede e la schiacciata di Silva che valgono il 25-30 della metà della seconda frazione di gioco. Tronini penetra e scarica per Moro, niente da fare, e a rimbalzo c'è il fallo di Galbiati. Sono in bonus i cittadini, c'è il cambio, esce Filippo Moro, esce Turco, mentre per Galbiati è il secondo fallo personale. Ci sono quindi sono due tiri liberi per Ruggero Colombo. Che realizza il primo, anche il primo punto della propria gara. Due su due per Ruggero Colombo e più 7 massimo vantaggio su 25-32. Galbiati se ne va da sotto e si va a procurare il fallo questa volta, secondo fallo di Ruggero Colombo. Vediamo, il tavolo ci conferma, ci saranno quindi due opportunità alla Liga della Carità per Alberto Galbiati. Realizza il primo che vale anche come quarto punto personale, quinto punto personale, 2 su 2 liberi per Galbiati, 2-7-3-2, sempre individuale. Colombo dall'angolo colpisce il quarto punto personale, mentre c'è il fallo in attacco, anzi perlomeno a rimbalzo d'attacco di Bassi, ed è il primo fallo di Bassi. E quindi ci saranno due tiri liberi per Turco, che può diminuire lo svantaggio. Il primo errore da parte di Matteo Turco, l'ex Caravaggio e Ombriano. Quinto punto per Turco, che riporta a meno 6 sul 2-8-3-4. Capelli
Capelli, Colombo, ancora pick and roll tra Capelli e Colombo. Colombo che prova a chiamare palla fuori nell'angolo per Capelli che colpisce da tre punti. Seconda tripla di Capelli e massimo vantaggio dopo 16 minuti di gioco con il 2-8-3-7 firmato dall'angolo da tre punti da parte di Capelli. Sironi ha un buon appoggio a canestro, mette quello che è il proprio sesto punto personale. Ruggero Colombo prova da lontanissimo, va sul ferro, a rimbalzo svetta Sironi, esce con la palla nelle mani montagnosi, palla per la transizione veloce di Tronini che colpisce da tre, mette il settimo punto personale riportando a meno 4 l'XXL e ricuce quello che era l'antepassare in meno 9. Silva al perimetro ed è buona mano e buona tecnica per l'ex Blu Orobica e Treviglio, motore fino a questo punto di 9 punti. Montagnosi, Tronini, il ribaltamento non è sicuramente dei più opportuni, saltando una linea di passaggio c'è il rischio di intercetto, ma ora ci sono altri due cambi. Esce con il numero 7 Bassi e rientra con il numero 16 Piantoni, esce con il numero 10 Zappa e rientra con il numero 13 Alessandro Comerio. Dall'altra parte è rientrato il numero 88 Alfieri in luogo del numero 7 Galbiati. Montagnosi prova ad andare fino in fondo, trova la stoppata, ma c'è il buon tapin a rimbalzo di Sironi che raggiunge così quota 8, mantenendo così la situazione a 4 solo punti di svantaggio. Sul 3-5-3-9 Capelli prova da lontanissimo, questa volta non trova il bersaglio l'ex player della Blu Orobica, può andare ora in transizione veloce Turco che mette il settimo punto personale. E c'è un altro scontro duro a rimbalzo tra Ruggero Colombo e Sironi che però si riappacificano immediatamente. Meno 2, 3-7-3-9, 2-29 al termine, minuto di sospensione per la Seriana. Si riprende dal 3-7-3-9 a 2-29 al termine il derby, il recupero della quinta di andata del girone C della serie C maschile regionale Silver tra XXL Blu Orobica Bergamo e Persico Stampi Serena Baschi. Silva può andare sul fondo, una bella azione che però non è conclusa in rovesciata. Capelli deve andare a forzare la penetrazione. E questa volta però c'è la palla persa, possono andare facilmente in contropiede. I cittadini sbaglia Montagnosi, ma realizza opportunamente Turco che porta così a 9 il proprio bottino personale. Sembra un infortunio però. Vediamo se è ginocchio, mi sembra che si stia toccando il ginocchio destro. Bruno Silva che è costretto a uscire e sinceramente piove sul bagnato tra i seriani che ricordiamo con Piantoni e Comerio sicuramente non nelle migliori condizioni fisiche. Silva ora colpito, Orlandi in panchina per puro onore di firma per un problema alla caviglia occorso nell'ultimo allenamento, riduce ancora di più la rotazione dei seriani. Capelli, Comerio, volta e Zappa, Colombo, ribaltamento ancora su Comerio, prova a prendere il centro dell'area. È bravo Comerio, mano sinistra, andare in uno contro uno. Questa volta c'è un altro contatto duro, questa volta è Comerio che aveva fatto prima un bel sottomano, poi un'altra, c'è un altro tocco duro su Comerio, si va quindi in
E vediamo cosa c'è. Ci sono due opportunità a questo punto dalla lunetta di Criselle, mentre si riprende Ale Comerio. Le ultime azioni sono andate, c'è un cambio obbligatorio per il 13, che essendosi fermato il gioco è stavolta ci sta il cambio di Comerio, per entrare a Rovetta per Comerio, ci sta a termini di regolamento. Ma ci sono due opportunità alla lunetta per Montagnosi, che può riportare avanti l'XXL. E realizza il primo tiro libero del quarto punto personale per Luca Montagnosi, classe 88, 40-39, 1-30 al Cerbine. Nella seconda frazione di gioco, 2 su 2, quinto punto per Luca Montagnosi, più 2 XXL, palla nelle mani ora di Capelli. Rovetta aspetta l'uscita dai blocchi di Zappa, che prende il fondo, penetra e scarica per Piantoni, che è costretto a tirare da tre punti. A rimbalzo esce bene Montagnosi, che riesce malgrado tutto a mantenere il possesso della palla. Palla finisce nelle mani di Sironi, che prova ad andare sul fondo, il suo rovesciato questa volta non trova il bersaglio. Capelli per Rovetta, che finta dal tiro da tre punti. La palla finisce ora nelle mani di Ruggero Colombo per l'errore di Colombo, di nuovo che va a rimbalzo, si proietta a rimbalzo. La palla viene ora garbita da Turco, che può andare fino in fondo e sbaglia il rimbalzo ancora nelle mani di Colombo, che dà un bel assist per il decimo punto di Sironi. 4-3-3-9, ultimo tiro per la Seriana. Vediamo, questa volta è Zappa, che una contusione precedentemente non aveva colpito, ma colpisce questa volta da tre punti, la seconda tripla consecutiva per lui. Ed è Montagnosi che va a procurarsi il fallo a 2 secondi e mezzo dalla fine. Sesto punto, seconda tripla a segno per Zappa. Il fallo probabilmente è stato assegnato a Zappa. Rientra in questo punto rientrato con il numero 4. Esce Colombo, rientra Comerio per quello che è l'ultimo attacco veloce della Seriana. Dall'altra parte esce Sironi ed entra Filippo Moro. Ricordiamoci, due opportunità dalla lunetta per Luca Montagnosi, a 2 secondi e mezzo. Sesto punto a segno per Montagnosi. Due su due, sette punti per lui. Sul lancio c'è l'errore, e quindi ci sarà una rimessa questa volta dalla fronte d'attacco per il XXL, che procede al cambio. Esce questa volta Alfieri e rientra Sironi. Non c'è invece, non viene concesso, rimessa dal fondo per il mezzo gancio di Alfieri, che non trova il bersaglio, si va quindi a riposo lungo con il risultato di XXL Blu Oropica Bergamo 45, Persico Stampi Serena Basket 42. A tra poco per la seconda parte della gara.
in contropiede della formazione seriana c'è il l'errore dell'attacco seriano. Si ricomincia quindi da 9-17 al termine, 4-5-4-4 con Corna che prova a cercare di prendere posizione al centro dell'area. Sul giro e tiro arriva il sesto punto personale di Andrea Corna che riporta a più 3 i padroni di casa. Capelli, Bruno Silva che questa volta viene toccato ancora sulla la penetrazione, probabilmente sente ancora colore il colpo accusato in precedenza, se non vediamo male, alla coscia della gamba sinistra, e questo ed è costretto ancora, sembra, ad uscire Bruno Silva. Al suo posto rientra con il numero 10 Zappa. Turco. Corna prova ancora l'uno contro uno, va a appoggiarsi di forza a quello che è l'ottavo punto personale e vale il più 5 per l'XXL. Individuale sempre la difesa da entrambe le parti. Capelli esce rovetta dallo sviluppo dei groppi, fa un buon dai e vai, non riesce però a concludere, e sul rimbalzo d'attacco di Giacchetta è inutile il fallo di Montagnosi. Quarto punto di fila per Giacchetta che potrà ora convertire il gioco da 3 punti. Loris Giacchetta, lo ricordiamo, classe 92, che mette sul ferro, a rimbalzo svetta Galbiati, palla nelle mani di Montagnosi. Montagnosi che va a tirare una tripla da metà campo, quasi, come si suol dire. E c'è ora, ed è poi il fallo di Montagnosi, il secondo consecutivo. Vediamo qual è il personale, è il secondo anche personale per il play classe 88. Capelli, mentre stanno, sono passati 2 minuti nel terzo quarto, sul lob per di rovetta per Giacchetta arriva la palla persa per la seriana, ed è quindi ora la XXL a dover orchestrare una manovra d'attacco. Galbiati riceve palla sotto canestro, rispedisce fuori per il tiro da 2 di Corna, è bravo stato questa volta ed è lo decimo punto, sesto consecutivo in questo terzo frazione di gioco da parte di Corna, che porta il punteggio sul 51-46 per la formazione di casa. Rovetta in angolo, Capelli pick and roll con Piantoni, Rovetta che prova a fare pentola e scarica per Capelli che scoglia la tripla, ultimo tocco a rimbalzo però è di un giocatore dell'XXL, sinceramente mi era sembrato che fosse stato di Galbiati l'ultimo tocco, però l'arbitro è particolarmente sicuro. Doppio cambio, rientra Comerio per Rovetta nella formazione del Persico Stampi Seriana Basket 75. Brutta iniziativa di Foresti, che ha provato ad andare a ed è ora Turco che può scoccare la tripla ed è il dodicesimo punto personale di Turco ed è il ventitresimo, andiamo al massimo vantaggio ma che viene subito stroncato alla terza tripla consecutiva di Thomas Capelli. Turco ed è la forza alla conclusione. Turco 5-4-4-9, 6-40 al termine. Palla nelle mani di Capelli, Piantoni si libera bene sotto canestro. Loris Giacchetta, 6 punti tutti in questa terza frazione del gioco per Loris
giacchetta che riporta a meno 3 la Seriana, uno contro uno di Montagnosi, che questa volta va fino in fondo, produce quello che è il nono punto personale. C'è il... E quindi abbiamo un tiro libero. Ci sono le proteste, il richiamo ufficiale a coach Baroggi. Il richiamo ufficiale a coach Baroggi, se c'è il tiro libero supplementare per Montagnosi, che convente il gioco da tre punti, portando il proprio bottino personale a quota 10 e impattando quelli che sono anche i punti di Corna e di Sironi. Giacchetta, zappa, non serve in più al basso, la ribalta dalla parte opposta per Capelli, che sbaglia sul rimbalzo dell'attacco, va bene Piantoni. Ed è questa volta Zappa che lascia su, prova con un paio di finte a lasciare sul posto il difensore, scocca la tripla che però non trova il bersaglio, Foresti che prova ancora una forzatura inopportuna che viene ora immediatamente punita dal canestro in contropiede di Zappa. Ottavo punto per Andrea Zappa, mentre il turco prova ad andare fino in fondo sul ferro la sua conclusione. Rimbalza nelle mani di Capelli che lancia Comerio e c'è il fallo sulla ricezione di Corna. Per Corna, se non andiamo errati, dovrebbe essere il terzo fallo. Vediamo se ci dà la conferma il quarto fallo Corna, ed è uscita poi immediatamente dopo l'ennesima forzatura, l'ennesima palla persa, Mattias Foresti. È uscito anche per rifiatare Montagnosi, sono entrati Tronini e Moro. Capelli da tre punti sbaglia, riconquista però la sua palla, Comerio prova ad andare uno contro uno, penetra, scarica su Piantoni, Capelli che prova pick and roll questa volta, non riesce a scoccare la tripla e sullo smarcamento di Piantoni c'è il fallo di Turco. È uscito, è rientrato anche Sironi, ha preso il posto di Corna mentre prima era uscito Foresti. Esce per la rimessa Comerio, prova a prendere il centro dell'area, Capelli, Comerio, non è buono il passaggio, il triangolo con Giacchetta non è concluso, la palla finisce nelle mani di Piantoni ed è Comerio che deve tirare a tre punti, il ribalzo finisce nelle mani di Moro per il penetra e scarica, il Turco che trova confeziona un bel assist per Sironi che si porta a quota 12 riportando a più 6 l'XXL. Giacchetta, Comerio, sale alto bassi per Capelli che prova a prendere per il centro dell'area, il suo sottomano non ha fortuna. A rimbalzo c'è prima il tocco di Galbiati e poi quello di Tronini e quindi la tripla in contropiede che non trova il bersaglio, ma arriva anche il tap-in vincente d'attacco di Sironi che porta a più 14 per quello che è il 6-1 5-3 del 26esimo minuto. Giacchetta dalla media sbaglia, rimbalzo nelle mani di Turco ed è spara un po' in rottura, mentre questa volta c'è la palla persa di Turco che deve solo riminare con se stesso perché c'è proprio una palla persa. 3:45 al termine, XXL Blu Arobica Bergamo 6-1. Persico Stampi Seriana Basket 53, c'è il cambio, esce con il numero 0 Turco, rientra con il numero 11 Luca Munzio Compagnoni.
e c'è il fallo tecnico probabilmente a Turco, che manda in lunetta Ale Comerio. Un solo tiro libero naturalmente, più possesso. Realizza Comerio quello che è il secondo punto personale. La rimessa in gioco a metà campo per la Seriana, che ora vede in campo il quintetto con Cappelli playmaker, Comerio guardia, Bassi alla piccola, Piantoni alla grande, Giacchetta centro. Ora Comerio che prova ad andare in uno contro uno, deve forzare la situazione, apertura per Piantoni che mette sul ferro la conclusione, a rimbalzo però lotta bene Bassi e sul rimbalzo d'attacco di Bassi c'è il fallo di Monzio Compagnoni. Sbaglia il primo tiro libero Bassi, fino a questo momento autore di 8 punti. Zero su due, rimbalzo in difesa di Galbiati. Quando mancano 3:18 al termine, il punteggio vede in vantaggio la l'XSL Blu Aerobica Bergamo per 61-54. Tronini scocca la tripla, che non trova nemmeno il ferro, rimbalzo nelle mani di Comerio che prova a spingere il contropiede. Capelli dà una bella palla per Giacchetta che mette a segno l'ottavo punto personale, costringe al time out il coach Carioli a 3 minuti esatti dal termine della terza frazione di gioco. Secondo canestro facile concesso a Bassi sotto canestro, dopo una rimessa in gioco. Sempre a zona, Galbiati, forza la soluzione, Giacchetta, Capelli, Comerio da 3 punti, sbaglia. Lotta Comerio, riesce comunque a tenere la palla. Giacchetta prova ad andare di forza sotto canestro. Sbaglia da sotto, la palla finisce nelle mani di Moro. Galbiati, tripla di Galbiati sul ferro, inopportuna questa forzatura. 6-1-58, 1-25 al termine, attacca male la zona di XXL. Piantoni, il tocco di piede di Tronini, si riprende con i 14 secondi per l'attacco, c'è il doppio cambio. Esce Cappelli e rientra Zappa per la Seriana, esce Galbiati e rientra Corna per l'XXL Blu Aerobica Bergamo, rimessa e rientra anche Colombo in luogo di Giacchetta per la Seriana. Seriana ora che giocherà con Zappa e Comerio guardie, Bassi alla piccola, Piantoni e Ruggero Colombo lunghi. Uno contro uno insistito di Piantoni che si fa rubare palla dalle mani in mezzo all'area. Questa è ancora peggiore però come palla persa quella di Corna, che innesca il contropiede
di Bassi che sbaglia. Prolini, brutti momenti di pallacanestro con tanti errori e forzature. E sull'ultimo tentativo di passaggio di Monza e Compagnoni c'è l'ultimo tocco di Piantoni. 44 secondi al termine. Moro, Monza e Compagnoni, prova a prendere il centro dell'area, forza anche lui un tiro assolutamente fuori equilibrio. Andiamo Comerio, tripla, fortissimo, non ha le gambe Comerio probabilmente per poter fare quello che è capace di fare solitamente. Sul ferro la conclusione di Corna ed è l'ultimo tiro ancora per l'XXL. Grande confusione, brutti tiri sinceramente. Monzio Compagnoni, Corna che deve forzare la tripla, fortunosa, è tredicesimo punto per Corna. Ed è qui dall'altra parte, il lancio non trova il bersaglio, si va quindi all'ultimo riposo sul punteggio di XXL Blu Aerobica 64 Persico Stampi Serriana Basket 58. E inizia in questo momento quarto ed ultimo periodo del derby tra XXL Blu Aerobica Bergamo e Persico Serriana Stampi. C'è la tripla dal lato di Tronini, rimbalzo nelle mani di Piantoni, zappa ancora per Piantoni che ribalta palla per Comerio che si va fino in fondo e sbaglia. Il canestro però trova il fallo, questa volta del numero 17, non abbiamo visto bene, scusateci. C'è il cambio, rientra Capelli ed esce Piantoni, abbassa la squadra la Seriana che gioca ora con tre piccoli, Capelli, Comerio e Zappa, e con Bassi e Ruggeri lunghi. C'è il terzo punto personale di Comerio che arriva così a quota 4, tutti dalla lunetta. Foresti, Prolini, penetra e scarica per Corna, corto il tiro da tre punti dell'ex Dalmine, è Comerio che prova a spingere e probabilmente c'era qualcosa di non pulitissimo nel palleggio di Comerio. Nella lotta a rimbalzo l'ultimo tocco di Ruggero Colombo e siamo quindi 64-60 ed è ancora zona fronte pari 2-3 per la Seriana. Foresti, Moro, Tronini, Corna prova a forzare la conclusione, Corna. E c'è l'ultimo tocco a rimbalzo è di Sironi, troppa ferretta ad attaccare la zona, esce tra i biancorossi lembresi, esce il numero 7 Bassi e rientra con il numero 23 Giacchetta, mentre è entrato anche Montagnosi XXL a sostituire Tronini. Comerio, palla per Colombo che va a mettere a segno il suo sesto punto personale. 6-4-6-2. Foresti, Montagnosi, Foresti da 3 e balza sul verro ed esce il tiro da 3 di Foresti, se ne va sul fondo Corenzio che scarica per Zappa che mette quella che è la sua terza tripla e l'undicesimo punto personale. 6-4-6-4, probabilmente era da 2 questo ultimo canestro. Corna, ribaltamento per Foresti, brutto passaggio di Foresti che sta confezionando palle perse in continuazione in questa gara. Capelli, uno contro uno, palla fuori per Ruggero Colombo che prende il centro dell'area.
è un buono scarico per Capelli che non si fida di andare a appoggiare a canestro, sbaglia Robo e c'è il fallo antisportivo di e c'è antisportivo a Colombo e fallo tecnico a Corna. E sinceramente questa volta c'è il quinto fallo di Corna. Sinceramente forse non eravamo vicini, quindi non abbiamo sentito il linguaggio di Corna. E quindi esce Moro, poi rientra Turco, è rientrato Galbiati per Corna, quindi vediamo la decisione degli arbitri. E quindi doveva andare in lunetta teoricamente Corna, ma col quinto fallo è il suo sostituto Galbiati ad andare in lunetta. Galbiati sbaglia il primo tiro libero. Realizza il secondo ed è il sesto punto per Galbiati. Ed ora si va dall'altra parte per i due tiri liberi, no, un tiro libero soltanto per Comerio, che realizza quello che è il suo quinto punto personale e c'è ora possesso per la Seriana. Non è stata sicuramente una gran pensata quella di Corna. Siamo 65 pari, Zappa, stoppato Zappa. E su Foresti c'è il fallo di Zappa. Sette venti al termine, 6-5, 6-5, due falli per entrambe le squadre. Vediamo se rimane a zona, sì, è ancora a zona la Seriana. Tiene la palla un po' troppo ferma, il ribaltamento è per Sironi, che colpisce dall'angolo, sicuramente il migliore in campo con i suoi 16 punti, Alberto Sironi. Bassi, Comerio, non riescono a servire Giacchetta, la palla finisce nelle mani di Zappa, ora nei Capelli, nell'angolo Bassi prova l'uno contro uno, prova ad andare a fare sportellate con Sironi, c'è il fallo di Sironi. Viene data rimessa però dal fondo per Sironi, il quarto fallo personale, esce praticamente sul lato fronte, esce Zappa, rientra Rovetta. Non riescono a liberarsi facilmente, la palla arriva nelle mani di Rovetta, ora Bassi, Giacchetta e prova l'uno contro uno con Galbiati, scivola bene sotto canestro Giacchetta, 10 punti per lui. 67 pari, Galbiati, il ribaltamento per Turco. Palleggia, arresto e tiro sul ferro, la palla finisce nelle mani di Comerio e riesce a passare alla metà campo. Giacchetta e sulla ricezione di Giacchetta c'è il fallo di Montagnosi, dovrebbe essere il terzo fallo di Montagnosi, vediamo, esatto. E si va quindi con una rimessa dal fondo per la Seriana. 6-0 tra il termine. XXL Blorovica Bergamo in bonus. Due falli invece per la Seriana.
con rimessa in gioco ora la Seriana dal fondo. Capelli però tenta l'uno contro uno, torna, ribalta palla su Comerio che è marcato da Foresti. Provano il pick and roll con Giacchetta, prova il passo e tiro. Comerio va sul ferro, è Montagnosi questa volta che prende il centro dell'area, sbaglia il sottomano. Montagnosi non appoggia, si appoggia bene alla tabellone. Capelli, rovetta, ancora Giacchetta e arriva subito il fallo di Turco. Che manda Lunetta Loris, Giacchetta, quinto fallo personale. Primo assegno per Giacchetta che porta avanti di uno la propria formazione. Uno su due e siamo ora 6-7, 6-8. Al 35esimo minuto, per esempio a zona, Foresti finta da tre, Turco, Montagnosi, Montagnosi che deve scoccare da tre, sbaglia, il rimbalzo è di Sironi, palla contesa e la palla finisce ora con il possesso per la Seriana, meno uno. 6-7-6-8, 5-0-5 al termine. Capelli, Bassi, rovetta, palla nelle mani di Giacchetta che ribalta bene per il tiro da tre punti di Capelli. Stavolta il rimbalzo è sicuro nelle mani di Galbiati. Palla ora a Montagnosi. Gabbiati, Turco, Foresti che prova l'uno contro uno, va a appoggiare un'improbabile soluzione ed è questa volta Rovetta che a sua volta va a sbagliare la conclusione. Rimbalzo nelle mani di Galbiati, Montagnosi che ribalta per Turco, tripla di Turco che mette il quindicesimo punto che riporta a più due la porta a più due, abbiamo detto, la Psixelle Blu-Arabica Bergamo. 4 minuti dal termine, Bassi nell'angolo per Capelli, tripla di Capelli sul ferro, Foresti, vediamo se si ferma questa volta, si riesce a ragionare. Montagnosi, Galbiati, la palla ancora per Turco, questa volta Sironi dall'angolo, forza una conclusione assolutamente inopportuna, stanno ragionando veramente poco. Giacchetta sul passaggio un po' troppo morbido ed è Galbiati che può andare a schiacciare, aveva, come si suol dire, perso un giro Galbiati, ma va sul brutto passaggio troppo morbido a Giacchetta. È arrivato sul recupero di Turco e lancio in contropiede. Rovetta, Comerio, ed è duro il fallo di Foresti su Comerio. Che manderà in lunetta alle Comerio. Escono con il numero 7 Bassi, con il numero 14 Rovetta. Rientrano con il numero 16 Piantoni, con il numero 10 Zappa. Due opportunità dalla linea della carità per Comerio, che realizza il sesto punto personale. Baglia, l'ultimo tocco a rimbalzo di un difensore e quindi ci sarà un'altra opportunità da sotto canestro per un attacco per la Seriana. 3-0-7 al termine, 7-2-6-9. Zappa per Comerio che va in angolo, Piantoni, Comerio che prova a sfruttare e riesce a prendere il centro dell'area, questa volta era per Piantoni che forza una tripla, forse proprio non nel suo repertorio. Vediamo ora Foresti,
brutto passaggio di Foresti, ribaltamento di Montagnosi che erano già fuori, bruttissimo attacco, proprio forzature inopportune. C'è il minuto di sospensione, questa volta richiesto dalla Seriana, sul punteggio di 72-69 a proprio sfavore, a 2.43 al termine. 2.43 al termine di XXL Blu Arabica Bergamo, Persico Seriana, Stampi. Attacco ora nelle mani di Giacchetta, ribaltamento per Piantoni che non si fida questa volta a tirare da lontano, Zappa che prova l'arresto di tiro, non ci riesce, è un brutto passaggio, il recupero è di Galbiati, importante. La palla ora finisce nelle mani di Montagnosi, 2.20 al termine, attacco sicuramente importante. Galbiati, scusatemi, Montagnosi, tripla di Galbiati, storta completamente. E c'è il fallo del numero 16 Piantoni a rimbalzo. Terzo fallo di squadra per la Seriana, rimesso in gioco anche il numero 16, infatti, e dovrebbe essere 16. Numero 16 ed è il terzo fallo per Piantoni, rimesso in gioco ora per XXL. Un po' troppe forzature. Turco. È stata una bella azione con un bel assist di Turco per Sironi che confeziona il 18° punto personale, porta al 7-4-6-9 a 2 minuti dal termine. E sulla tripla di Comerio c'è tutto quello che non deve fare un difensore, ennesima. Stupidaggine cestistica di Foresti che va a fare un fallo sul tiro da tre dopo tante perse, anche questo sul tripla, anzi no, era un tiro da due fortunatamente, quindi 7-4-7-1, tiro libero supplementare per Comerio che sbaglia, rimbalzo finisce nelle mani di Montagnosi, 1.49 al termine, più 3. Tronini, Turco, tenta un improbabile cambio di mano frontale, Turco, si rifugia in palla contesa Turco, e a questo punto c'è l'alternanza dei possessi che questa volta premia la formazione di casa. Ricordiamo, siamo a 1 minuto e 40 dal termine. XXL Blu Arabica 7-4 per Cossico Stampi Seriana Basket 71, 5 falli quindi in bonus la Blu Arabica XXL, 3 falli invece soli per la Seriana che ne ha ancora uno da poter spendere. Turco, finta, fa saltare, va sul ferro la soluzione di Turco, aveva difeso questa volta bene Comerio. Zappa, Giacchetta che non riesce a girarsi, deve ribaltare la palla a Piantoni che viene lasciato solo, palleggio, arresto e tiro di Comerio che sbaglia, non ha ovviamente le gambe, a rimbalzo svetta Tronini. Turco, vediamo Sironi che sbaglia alla persa, 1 minuto dal termine, ancora più 3, tanti errori. Comerio che può andare in fondo fino in fondo, e c'è il fallo antisportivo di Sironi, non propriamente un'idea migliore, l'ha fatta vedere sicuramente male. E siamo così a 53 secondi e 2 quindi saranno 2 tiri liberi quindi per Comerio e possesso palla, esce Sironi per il 5° fallo e chiude con 18 punti personali Sironi, rientra Foresti. Comerio che realizza il primo dei liberi che valgono anche il 9° punto personale, 2 su 2, 10 per Comerio che non doveva nemmeno giocare per il
e c'è ora possesso sul 7-4-7-3. Possesso ora, Capelli marcato da Troini, 50 secondi al termine. Comerio ancora prova a prendere scarica, Piantoni lontanissimo, zappa da tre punti dalla casa sua, si può dire. Il rimbalzo però nelle mani di Giacchetta ed è un altro possesso, ci sono altri 14 secondi con Galbiati che sulla penetrazione di Comerio commette fallo. Fallo di Galbiati che aveva provato ad andare a stoppare Comerio, mancano 27 secondi al termine, è il terzo fallo di Alberto Galbiati e abbiamo altri due tiri liberi per Ale Comerio che fino adesso è arrivato a quota 10. Undicesimo punto per Comerio che pareggia sul 74 pari e porta in vantaggio 7-4-7-5 ed è ora il minuto di sospensione a 27 secondi al termine per Gian Baccarioli e l'XXL Blorovica Bergamo. 27 secondi al termine, Seriana che si è riportata in vantaggio dopo essere stata sotto di 5 lunghezze a 27 secondi, poco più di un minuto dal termine, mancano 27 secondi, la rimessa di gioco ora in attacco per XXL Blorovica. Montagnosi con Seriana che è sempre a zona, data la tripla di Foresti che sbaglia dall'angolo, forse il tiro più difficile, a rimbalzo svettano Comerio che butta la palla sui piedi a Galbiati, mancano 16 secondi e 2 e ci sarà la rimessa in gioco in attacco per la Seriana. Vediamo un po' di ricapitolare nel frattempo i marcatori. Nell'XXL Blorovica ci sono 15 di Turco, nessuno di Moro, 1 di Mattias Foresti, 7 di Tronini, 8 di Galbiati, 18 di Sieroni, 0 di Monza Compagnoli, 13 di Corna, 10 di Montagnosi, 2 di Alfieri, 0 non sono stati utilizzati Epis e Nicolò Foresti. Dall'altra parte ci sono 9 punti di Capelli, 10 di Bassi, 9 di Silva, 11 di Zappa, 11 di Comerio, 6 di Rovetta, 6 di Colombo, 2 di Piantoni e 11 di Giacchetta. C'è ancora un fallo da spendere in difesa alla Seriana, mentre è in bonus l'XXL, siamo meno 1, 16 secondi e 2, vedremo ora che sarà costretta a ricorrere al fallo la formazione di casa. Vediamo quanto... c'è subito fallo di Tronini su Comerio, hanno cercato di mandare in lunetta subito il proprio miglior tiratore di liberi e infatti va Ale Comerio, 15 secondi e 3, può ora rimpinguare il proprio e infatti danza sul ferro e va a canestro il 12° punto di Comerio. Sbaglia il tap out di poi però è premiato da Comerio che mantiene la palla in mano. Stanno cercando di provare fallo, non c'è stato l'opportuno taglia fuori da parte dei cittadini. C'è un'altra opportunità, questa volta va in lunetta sul 7-4-7-6 a 6 secondi a 3. Zappa che può con un 2 su 2 può mettere la fine alla contesa, realizza Zappa il 12° punto. E il 2 su 2 mette pressoché al sicuro la questione. C'è un altro minuto di sospensione, ricordiamo il parziale è 7-4-7-8, 6 secondi e 3 dalla fine. E quindi siamo all'epilogo di questo derby, recupero della quinta d'andata.
Seriana Basket che è in vantaggio di 4 lunghezze, 7-8-7-4 a 6 secondi dal termine. Deve forzare la tripla Montagnosi, non trova il bersaglio ed è Zappa che può scagliarla a sua volta. E si chiude così la gara sul punteggio di come avevamo detto. XXL Blu Aerobica Bergamo 74, Persico Stampi Seriana Basket 78.